È una Livorno a colori, quella che scaturisce dall'ultima narrazione della sindacatura Salvetti, prima della fine del primo mandato 19-24. Una Livorno versione arcobaleno dopo le cupe stagioni del Covid, che avevano addormentato la democrazia e in buona parte mortificato le potenzialità dell'economia locale, generando nuove situazioni di povertà. Salvetti mette dunque in fila i pannelli colorati di 4 anni e mezzo di lavoro, rivendicando successi nelle politiche del lavoro, almeno 1.000 occupati diretti in più dal suo insediamento, e nella cura del territorio, dopo aver riassunto l'impegno per Colline Livornesi, Rotonda, Tre Ponti che diventeranno uno, Hangar Creativi di Via Maier, Terrazza Mascagni e tutti quegli interventi che si sono resi necessari per fronteggiare le nuove emergenze alluvionali. Elogia la trasformazione di Porta a Mare, officine storiche comprese, e preannuncia l'apertura dei cantieri in Via Grande, più volte rinviati per il fallimento del bando, mentre sposta un po' più in là la rivoluzione delle cosiddette aree mercatali. Salvetti, da comunicatore consumato qual è, glissa però sui tempi di esecuzione del nuovo ospedale, dopo il buco accertato di 400 milioni nel bilancio regionale della sanità toscana, sulla gestione di AMSA e soprattutto sulla contrastata decisione di elevare un nuovo impianto sportivo in località Scopaia. Salvetti non spiega neanche se la stagione delle 3 maxi deleghe concentrate su di sé, sanità, sport, protezione civile, debba ritenersi conclusa, lasciando intendere che viceversa, per gestire un'area complessa come quella di Livorno, con i finanziamenti aggiuntivi del PNRR a disposizione, serva soprattutto speditezza anche nelle decisioni più difficili. La chiusura è per le politiche della casa, guidate da fermezza e trasparenza nella gestione delle graduatorie, ben oltre le strumentali polemiche di Rete 4, e per la sicurezza urbana, che non è affatto un downgrade, perché l'incremento delle denunce individuali non corrisponderebbe a quello dei reati.